Salve ragazzi, in questo video parleremo di Scenes, Build Settings, Package Manager e Asset Store. A fine video ci saranno due contenuti bonus e in più sarò lieto di annunciarvi anche delle news molto importanti, perciò guardatelo fino alla fine. Ora bando alle ciance, iniziamo con il tutorial. Scene. Le scene sono assets che rappresentano il nostro ambiente di lavoro, dove sono raggruppati tutti i game objects o altri elementi del videogioco. Una scena può essere usata per creare un main menu o un determinato livello, rendendolo del tutto indipendente. I giochi semplici necessitano di una o poche scene, mentre i giochi più complessi hanno bisogno di multiple scene in base al numero di livelli di cui sono composti. Immaginate quindi quante scene possa avere un gioco come Skyrim o God of War. Ogni volta che viene creato un progetto per la prima volta, viene creata anche una scena di default in cui saranno presenti la main camera e la directional light. Vediamo come creare una nuova scena. File. New. Verremo quindi portati in questa finestra chiamata New Scene Dialogue. In alto avremo la nostra barra di ricerca per trovare rapidamente un template nel caso ce ne fossero in grandi quantità. Notiamo che abbiamo dei template dove ci saranno già determinati elementi preimpostati, come nel caso del 2D e 3D. A destra abbiamo invece la descrizione di ogni template. In basso c'è un'opzione che si chiama Load Additively. A che cosa serve? Durante la creazione di una scena, notiamo che essa viene creata in modo indipendente. Nel caso volessimo cambiare scena, dovremmo andare nella cartella Scene, in Assets, per effettuare il cambio. Con Load Additively saremmo in grado di creare scene multiple, che saranno tutte raggruppate nel pannello Hierarchy. Questo può tornarci utile quando lavoriamo ad un progetto e abbiamo la necessità di dover fare costanti modifiche tra le varie scene. Un'ultima cosa da sapere è la possibilità di creare dei template personalizzati, da usare nel caso avessimo tanti livelli e abbiamo molti elementi che sono ricorrenti in ogni livello. Per farlo ci basta andare su File e salvare la scena corrente come Save as a Scene Template. Una volta fatto ciò, quando apriremo il New Scene Dialog sarà presente anche il nostro template. Build Settings. Il Build Settings è lo strumento messoci a disposizione da Unity per creare le build, cioè le applicazioni eseguibili per le varie piattaforme. Quindi il vero e proprio macro file che ci permetterà di giocare al nostro videogioco. Apriamo la nostra finestra di Build Settings selezionandolo da File. Vediamo ora i dettagli. Scenes in Build. Quando creeremo la build del nostro gioco, Unity includerà soltanto le scene presenti in questa lista. Per aggiungere una scena ci basterà trascinarlo all'interno della nostra finestra, mentre per rimuoverlo useremo il tasto destro del mouse. I numeri a destra rappresentano l'ordine di rilevanza delle scene, per cui salvo eccezioni le scene con un numero più basso saranno le prime caricate all'interno del gioco. Platform. In questa sezione possiamo scegliere la piattaforma target con cui vogliamo esportare il progetto. L'icona di Unity indica che al momento è la piattaforma target selezionata per la build. Nel caso volessimo cambiarlo ci basterà selezionare quella desiderata e cliccare Switch Platform per convertirla. Notiamo che tra le piattaforme disponibili ci sono anche PS4 e PS5. Non fatevi ingannare, ragazzi, queste due opzioni sono lì soltanto per evidenziare ancora di più la nostra povertà. Generic Platform Settings. Considerando che ogni piattaforma ha delle impostazioni specifiche, alcune sono generiche. Development Build. Attivando questa opzione avremo anche la possibilità di usare Auto Connect Profiler, Deep Profiling e Script Debugging. Questo tipo di build, che differisce da quella classica di release, ci permetterà di includere strumenti che ci aiuteranno ad analizzare e debuggare il nostro videogioco. Compression Method. Permette di comprimere i dati del nostro gioco, incluse le scene, i project settings, gli assets ed eccetera eccetera. Default. Una compressione standard. LZ4. Una compressione rapida indicata specialmente per le development build. LZ4HC. Una versione ad alta compressione, più lenta ed elaborata, ma ottima per le nostre build di release. Asset Import Override. Per velocizzare il processo di cambio di piattaforma su Unity possiamo utilizzare la compressione delle texture. Questo ci permette di risparmiare tempo e risorse, ma ovviamente non dovremo utilizzarlo quando vogliamo fare la build di release. Alla fine della finestra abbiamo un tasto che ci porta al Player Setting, dove possiamo modificare le impostazioni del progetto. Con Build creeremo la nostra cartella con l'eseguibile, mentre con Build and Run, oltre a creare la build, Unity provvederà ad avviare il gioco alla fine della procedura. Package Manager.
è uno strumento che ci permette di gestire i vari pacchetti presenti su Unity, che possono essere assets, librerie per i codici o template di progetti. Ogni volta che creiamo un nuovo progetto, verranno importati determinati package considerati essenziali da Unity. D'altronde però possiamo decidere di aggiungere o rimuovere tutti questi pacchetti a nostro piacimento attraverso il Package Manager. Andiamo su Windows e selezioniamo Package Manager. Con più potremo aggiungere i pacchetti. Su Packages possiamo filtrare la visualizzazione dei pacchetti. Unity Registry è l'archivio di tutti i pacchetti di Unity. In Build, i pacchetti presenti in questo progetto. My Assets, una lista degli assets collegati al nostro account. Built-in, sono i pacchetti essenziali dove potremo soltanto disattivarli. Dando un'occhiata all'interno della finestra, possiamo notare alcuni simboli a fianco ai vari elementi. Le spunte verdi indicano che il package corrente è già installato nel nostro progetto. Le frecce indicano un aggiornamento disponibile. Una volta selezionato un pacchetto, sarà possibile vedere a destra la descrizione ed installarli, aggiornarli o rimuoverli. Alcuni pacchetti, come detto in precedenza, non possono essere rimossi in quanto essenziali. Asset Store. L'Asset Store è il marketplace di Unity, una sorta di mercato gigante degli assets. A differenza dei pacchetti, che sono strumenti ufficiali datoci a disposizione da Unity, nell'Asset Store sarà possibile anche usufruire di pacchetti creati da sviluppatori di terze parti. Essi sono molto utili e ci consentono di poter velocizzare, migliorare e semplificare il nostro lavoro su Unity, grazie alla presenza di migliaia e migliaia di pacchetti. Per accedere allo store basterà andare su Windows e cliccare Asset Store. In alternativa si può trovarlo anche con una semplice ricerca su Google. Diamo un'occhiata. Bene, in questo momento ci troviamo alla home page e come potete ben vedere, similmente ad un qualsiasi altro store, in alto a destra ci saranno delle sezioni che riguardano i nostri acquisti, la nostra lista dei desideri e le impostazioni del nostro account. È presente una barra di ricerca per trovare gli assets che già conosciamo e vogliamo scaricare. A parte qualche piccola differenza, questi moduli che sono presenti in entrambe le righe hanno più o meno la stessa funzione, e cioè quella di poter andare a vedere i contenuti in base alle loro categorie. Andando più in basso abbiamo una sezione di contenuti consigliati da Unity, classificati in base al prezzo o al numero di downloads. Su Popular Assets abbiamo di nuovo le stesse cose dette appena 5 secondi fa. È probabile che il manager del sito web fosse un po' corto di idee, non sapendo bene come riempire gli spazi vuoti, ha soltanto cambiato l'ordine di apparizione dei contenuti e modificato leggermente i nomi. Con questo possiamo confermare la nostra teoria che chiunque può trovare lavoro. Su Top Rated Publishers abbiamo i publisher di assets più popolari dello store. Ed infine c'è una bellissima inserzione che ci invita a passare a Unity Pro alla modica cifra di 150 euro mensili. Facendo un veloce calcolo sono solo 1800 euro all'anno, una piccola cifra raggiungibile facilmente. Basta che ci mettiamo verso le 10 di sera ad aspettare qualche gentiluomo o gentildonna a cui possiamo praticare il mestiere più antico del mondo. Bonus! Ed eccoci ragazzi, ora vi svelerò due consigli che potranno aiutarvi a semplificare e velocizzare il vostro lavoro su Unity. Sono metodi usati personalmente da me, per cui non sono verità sacrosante o leggi. E quindi, se avete anche voi dei consigli, scrivetelo nei commenti in modo da poterci aiutare tutti insieme. Primo consiglio, layout di Unity. Come spiegato nel video dell'interfaccia, su Unity è possibile personalizzare il layout delle varie finestre. La configurazione che uso solitamente prevede una colonna a sinistra per il pannello Hierarchy, che occupa i due terzi dello spazio, per il fatto che è comodo vedere più elementi possibili, ma senza esagerare troppo. Subito in basso abbiamo il pannello Project, che viene usato un po' di meno rispetto a Hierarchy. Inoltre scegliamo la modalità di una colonna rispetto a due colonne. Accanto in basso abbiamo il pannello di console, molto utile averlo sempre in vista per capire subito quando c'è un errore o una segnalazione. Non è necessario allocargli troppo spazio. Per il pannello inspector a destra è bene avere una colonna intera per poter vedere tutti i componenti dei nostri game object. E in ultimo la schermata scene, con questa configurazione avrà il massimo dello spazio disponibile. Ci consentirà di lavorare comodi in una finestra molto ampia e all'occorrenza possiamo trascinarlo accanto e dividerlo per vedere anche il pannello di game. Ovviamente se non siete poveri come me e potete permettervi due monitor, allora in quel caso potreste mettere anche le finestre di scene e game, ciascuna per un monitor, per stare davvero di lusso. Secondo consiglio, organizzazione del project panel.
Fin tanto che avrete progetti piccoli, non sarà così difficile trovare le vostre risorse all'interno di Unity, ma vi consiglio assolutamente di adottare la buona abitudine di creare subito delle cartelle per poter dividere i vostri assets. Questo perché, man mano che il progetto diventa grande e i vostri elementi saranno sempre di più, sarà molto difficile trovarli rapidamente. Ecco perché suddividere in categorie e nominando appropriatamente le cartelle, le sottocartelle e gli elementi al loro interno risparmierete un sacco di tempo in fase di sviluppo, mantenendo il progetto pulito ed ordinato. Farete un favore sia a voi stessi che ad eventuali collaboratori con cui lavorerete insieme. Con questo video si conclude la serie di tutorial sulle basi di Unity per i principianti. Se avete visto tutti i video arrivando fin qui, allora congratulazioni! Ora conoscete le funzioni principali di Unity, che saranno le vostre fondamenta per argomenti più complessi. Dal prossimo video finalmente cominceremo a vedere la programmazione in C#, rendendo le cose molto più interessanti. Non vedo l'ora di poter condividere insieme a voi il mio sapere. Se il video è stato di vostro gradimento, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, condividete e scrivete nei commenti ciò che non vi è chiaro. Grazie della visione e alla prossima!